Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di osservare diversi notebook appartenenti alla fascia low cost del mercato, che però sono caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo. Più nello specifico, infatti, parliamo del Jumper Xbook X4, del Teclast F7 e dello Yepo 737A. Solo uno tra questi tre, però, nel confronto di oggi vincerà l'appellativo del re dei laptop economici. Quale? Scopriamolo insieme all'interno del nostro confronto. Prima di cominciare però è importante chiarire che qui in descrizione trovate l'articolo testuale dove sono presenti tutte le specifiche tecniche per filo e per segno. Nel video ovviamente non staremo a ripetere ogni singolo dato specifico perché è presente prima di tutto nelle recensioni e perché è presente qui sotto, come vi ho detto, nell'articolo testuale. Quindi andremo ad analizzare l'utilizzo quotidiano e tutti, insomma, i vari aspetti paragonati tra di loro. Partiamo subito dal presupposto che, nonostante l'azienda sia differente, il Teclast F7 del Jumper Xbook X4 sono praticamente identici, differiscono solamente per la tastiera. In realtà al tatto si percepisce anche una differenza nei materiali utilizzati, perché mentre nel Teclast abbiamo un'ottima robustezza e un buonissimo assemblaggio, nel Jumper abbiamo degli scricchiolii costanti ed una tastiera che flette leggermente di più. Sotto questo aspetto, però, quello che sicuramente si colloca all'ultimo posto è lo Yepo, il quale ha uno strato in alluminio esterno, ma la parte del display e della tastiera sono in plastica e lo si può notare molto facilmente visto che quest'ultima parte tende a flettere non poco. Rispetto agli altri due, lo Yepo ha delle dimensioni ed un peso più contenuti, i quali gli garantiscono un vantaggio sulla portabilità rispetto agli altri. Nonostante ciò, i due gemelli rimangono comunque perfetti per essere utilizzati come notebook da viaggio. La tastiera ed il trackpad rappresentano le vere differenze tra questi tre dispositivi perché, mentre lo Yepo ed il Teclast hanno dei tasti con una finitura ruvida, rumorosi e dalla sensazione economica, quelli del Jumper sono retroilluminati, meno rumorosi, lisci e con una corsa lievemente più morbida. In qualsiasi caso la scrittura avviene senza problemi, è piacevole e veloce, ma la mia classifica vede al primo posto la tastiera del Jumper, poi quella del Teclast e infine quella dello Yepo. Discorso leggermente diverso per il trackpad perché, come analizzato già in fase di recensione, quello dell'Xbook non sembra rispondere come dovrebbe. Discorso simile anche per lo Yepo, che tra l'altro ha anche una finitura ruvida che restituisce una sensazione più economica, mentre per quanto riguarda il Teclast mi sono trovato decisamente bene e anzi sono rimasto sorpreso di come potesse funzionare così bene ad un prezzo così basso. Segnaliamo infine una piccola differenza nella configurazione degli ingressi situati lateralmente, perché lo Yepo possiede un ingresso mini HDMI anziché il micro HDMI come gli altri due. Parlando invece del display, abbiamo tre pannelli totalmente diversi tra di loro, sia per quanto riguarda la fedeltà cromatica, insomma il bilanciamento del bianco e così via, ma anche perché da una parte abbiamo il Teclast che possiede un pannello da 14 pollici IPS e in Full HD, da un'altra abbiamo sempre un IPS che però è da 13,3 pollici, ovvero quello dello Yepo, sempre Full HD. Mentre poi abbiamo il pannello dell'Xbook che però è sempre da 14 pollici, ma non è un IPS, bensì è un TN. La fedeltà cromatica è differente per tutti i pannelli perché il Teclast è quello con la temperatura del bianco più calda, mentre lo Yepo più fredda. Il Jumper in questo caso si trova a metà tra i due, ma possiede dei colori poco contrastati rispetto ai suoi rivali. Come se non bastasse, è anche quello con gli angoli di visuale peggiori. Diciamo che tra i tre è forse quello che prende i voti più bassi. Nonostante la tendenza al giallo, il pannello del Teclast è quello che mi ha convinto maggiormente sia per quanto riguarda la profondità dei colori, sia per quanto riguarda gli angoli di visuale che per quanto riguarda la leggibilità, seppur all'aperto non sia così al top, diciamo, anche perché ha un trattamento glossy invece che opaco come gli altri due. E nella sfida al secondo e terzo posto è lo Yepo a guadagnarsi la seconda posizione. Per quanto riguarda l'hardware, come detto precedentemente, tutte le specifiche tecniche le trovate qui sotto in descrizione nell'articolo completo e parleremo più che altro dell'utilizzo quotidiano. Anche in questo caso dobbiamo partire dal presupposto che queste macchine non sono pensate per il gaming spinto, oppure per l'editing di foto o video in 4K. Detto ciò, l'utilizzo quotidiano in cui alterniamo la navigazione web, Spotify, Netflix, YouTube, i social, il pacchetto Office e qualche altro software leggero è buono per tutti i dispositivi. La differenza tra loro però la possiamo notare nelle memorie, perché sotto la scocca dello Yepo abbiamo 64 GB
GB di storage eMMC, a differenza dei 128 GB di storage SSD presente sugli altri due. Infatti la velocità di lettura e di scrittura è nettamente inferiore rispetto al Jumper e al Teclast, il quale in linea di massima ottiene dei risultati migliori in termini di benchmark. In effetti proprio quest'ultimo sembrerebbe essere quello che garantisce maggiore affidabilità rispetto agli altri. Sia lo YEPO che il Teclast dispongono di 6 GB di RAM, mentre il Jumper ne possiede 4. In quest'ultimo, come potrete notare dagli screenshot, la memoria occupata è superiore agli altri due, ma durante l'utilizzo quotidiano la differenza non è poi così evidente e tutto gira comunque senza intoppi. Per quanto riguarda la GPU, tutti e tre riescono a riprodurre filmati in 4K e possiamo giocare magari a dei titoli leggeri come per esempio Modern Combat Versus, che girano abbastanza bene, però ovviamente non possiamo pretendere di più. Tra questi però quello che mi ha convinto di più è stato il Teclast F7, mentre per quanto riguarda il rendering di video in Full HD, per esempio una clip finale da 12-13 minuti, hanno raggiunto tutti lo stesso risultato con un tempo di renderizzazione di circa 45 minuti. Una differenza che ci teniamo a far presente riguarda le temperature raggiunte dai laptop sotto stress. Infatti il Teclast non è andato oltre i 76 gradi, lo YEPO non ha superato i 79 gradi, mentre il Jumper ha raggiunto picchi di addirittura 96 gradi, un po' troppo. Parlando invece della connettività, diciamo che i risultati sono nella media, si comportano più o meno tutti allo stesso modo e non abbiamo riscontrato criticità. Quindi in questo caso ci riferiamo ovviamente al Wi-Fi Dual Band e al Bluetooth 4.0. Allora, facciamo delle prove per quanto riguarda la webcam. Questo è lo YEPO 737A. Questa invece è la webcam del Teclast F7, che ricordo essere sempre da 2 megapixel, a differenza di quella dello YEPO che era da 0,3 megapixel. Questa invece è la webcam del Jumper Xbook X4 e come potrete notare ci sono delle differenze rispetto a quelle precedenti, soprattutto per quanto riguarda quella dello YEPO. Sotto il profilo dell'audio devo dire che i due gemelli si equivalgono, infatti riescono a garantire una potenza ed una qualità nella media, seppur i bassi non siano profondi. Probabilmente il Jumper ha un audio lievemente più corposo. Purtroppo lo YEPO è ampiamente sotto la sufficienza a causa di un volume basso ed un audio piatto. Passando invece all'autonomia, in questo settore è lo YEPO a vincere, infatti i suoi 8000 mAh riescono a superare i 4900 del Teclast F7 e i 9600 del Jumper Xbook, ovviamente ragazzi in termini di autonomia, non di amperaggio. Infatti con utilizzo misto, ovvero Netflix, YouTube, navigazione web, Spotify, WordPress, il pacchetto Office e così via, con lo YEPO ho raggiunto circa 5-6 ore di utilizzo, mentre con il Jumper ho fatto circa 5 ore di utilizzo, mentre con il Teclast 4-5 ore di utilizzo. E nonostante tutto quest'ultimo sembra essere particolarmente buono, visto che è paragonabile a quello del Jumper, che possiede 9600 mAh, il che vuol dire che probabilmente il suo hardware è un po' energivoro. In conclusione parliamo di tre buonissimi prodotti che spiccano all'interno della fascia low cost del mercato. Ovviamente alcuni laptop magari hanno degli aspetti migliori rispetto a altri, ma magari hanno dei difetti che gli fanno perdere dei punti, quindi diciamo che bene o male sono differenti tra di loro, ma quello che è più equilibrato e quello che mi ha soddisfatto di più è sicuramente il Teclast F7. Quest'ultimo infatti è spesso in offerta sui vari store cinesi a circa 230 euro, mentre lo YEPO lo possiamo trovare in offerta a circa 180 euro, mentre il Jumper in offerta sta sui 245 euro. Quindi anche alla luce di questo aspetto, insomma, il risultato è che il Teclast sembra vincere, ma anche magari a prezzo pieno, perché magari può capitare che in questo momento non c'è nessuna offerta sui note e li possiamo trovare a circa 250, 260, 270 euro l'uno, e a quella cifra comunque ovviamente noi andiamo sul Teclast. Se poi voi non riuscite a fare a meno e volete fortemente una tastiera retroilluminata, allora magari lì potete virare sul Jumper. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, io voglio sapere le vostre impressioni, vi aspetto qui sotto nei commenti, vi ricordo che qui in descrizione c'è l'articolo testuale completissimo dove potrete trovare tutte le specifiche tecniche, benchmark e molto altro ancora. Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.